Salve a tutti, benvenuti a Investire in Aula, puntata che conclude la prima settimana della riapertura, del ritorno del nostro format, al quale siamo molto affezionati, riteniamo che sia una cosa che sta diventando un appuntamento atteso, vediamo che ci seguite, che ci in qualche modo ci aspettate. Il merito però non è nostro, ma è anche di alcune persone come quella che vi sto per presentare. Saluto Alessandro Barravicini, che è Strategy Advisor di Swan Asset Management S.A. Perché dico in merito di gente come Alessandro, che ringrazio con piacere e saluto. Grazie a voi. Perché quando è venuto la prima volta sui nostri canali con un'intervista video, il 30 maggio, e ha detto una serie di cose. Sono andato a rileggermi poco fa queste cose e devo dire che si sono tutte puntualmente verificate. Lui aveva fatto una serie di valutazioni sull'andamento dei mercati durante l'estate, e devo dire che le indicazioni, certamente non di finissimo, ma di trend che aveva dato, si sono verificate. Quindi complimenti, adesso dobbiamo parlare dei prossimi 3 mesi perché ci siamo trovati bene. Diciamo. Allora, comincerei, scherzi a parte. Speriamo di avere uguale successo. Esatto. Comincerei, scherzi a parte, secondo me dal tema caldo delle strategie di investimento nell'azionario, al quale abbiamo pensato, lasciatemi fare un minimo il consiglio degli acquisti, per gli acquisti di dedicare la copertina del numero di Investire che andrà in edicola tra 2 o 3 giorni, e cioè il mega trend della tecnologia. Ci siamo spaventati, tra virgolette, un po' tutti per lo storno di qualche giorno fa del Nasdaq, adesso poi direi che si è ristabilizzato su livelli comunque alti e abbiamo dato voce a molti analisti, italiani e stranieri, sul tema. C'è una battuta d'arresto durevole, c'è addirittura il rischio di un capitombolo oppure appunto un po' di presa di beneficio. E la nostra sintesi è che nella cover story è che ci sarà sicuramente qualche aggiustamento, ma che il megatrend è positivo perché la tecnologia sta veramente entrando in una nuova era. Però ecco, è una nostra idea. Che ne pensi? No, sono abbastanza d'accordo, nel senso che lo storno degli ultimi 10 giorni o della settimana scorsa soprattutto sembra più legato a delle prese di beneficio da una posizione di eccessivo sbilanciamento, di eccessivo ottimismo che era venuta progressivamente a maturarsi durante le settimane di agosto. Ci sono state, poi avete visto anche sui giornali, tutta una serie di ricostruzioni con la famosa balena del Nasdaq, ovvero questo Vision Fund di SoftBank che aveva accumulato tante posizioni rialziste, ma al di là di quello c'è tutta un'orda, la chiamo così, di day traders che attraverso le piattaforme online che ti consentono di fare trading a zero costi, sfruttando anche un effetto leva importante in America soprattutto, da tempo hanno di fatto sottratto il controllo dei trend di mercato agli investitori istituzionali e stanno guidando principalmente un pugno di azioni legate alla tecnologia, legate all'innovazione della rete, i famosi FANG, quindi Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, poi ci mettiamo un altro pugno di azioni, diciamo sostanzialmente una decina di azioni che hanno trascinato il mercato al rialzo. La situazione era diventata forse un po' parossistica e quindi è bastato sostanzialmente un nulla perché non ci sono state notizie particolarmente importanti ad inizio settembre per determinare il calo. Era una condizione di mercato sbilanciata, c'è stata quella che normalmente viene definita salutare correzione, la definiscono così, mi viene da dire scherzando un po', soprattutto quelli che non erano presenti nelle posizioni, perché se uno aveva quelle posizioni, tanto salutare la correzione non ti sembrava. Detto questo, però, questo non mi sembra essere il segnale di un'inversione di tendenza, magari appunto era un aggiustamento da posizioni di ipercomprato forse eccessive. I trend sottostanti dal punto di vista di fondamentali ci sono tutti. Si potrebbe discutere sul discorso delle valutazioni, ma anche lì
quando si parla di tendenze secolari, soprattutto in campi innovativi, si fa fatica a dare così, un giudizio di congruità delle valutazioni. Amazon o Tesla, mi viene in mente, sono dei titoli che avevano corso tantissimo. Difficile quando c'è una crescita così importante nella conquista di market share, nel fatturato, dare un prezzo congruo e dire questo è un fair value. Di solito queste cose vengono viste ex post, i più coraggiosi, diciamo anche i più spregiudicati, magari in questo momento stanno facendo festa, hanno anche delle condizioni di mercato, se vogliamo, che li aiutano. La liquidità fornita dalle banche centrali e dalla Fed in particolare è abbondantissima. I messaggi che arrivano dalle autorità monetarie sono tutti univocamente indirizzati a garantire un livello forse eccessivamente elevato, ma comunque questo è, quindi noi dobbiamo investire per quella che è la realtà, non per quello che a noi piacerebbe. Comunque le autorità sembra non volere degli storni importanti di mercato, vogliono sostenere i prezzi di tutti gli asset finanziari su livelli alti. Il confronto con l'obbligazionario anche lì è evidente, voglio dire, quando tu hai un decennale americano che gira intorno a 0,60 di rendimento, tassi a breve intorno allo 0%, è ovvio che subentra anche un fattore, se vogliamo, di mancanza di alternative per investire. E quindi, da questo punto di vista, il supporto della liquidità e di posizioni da parte degli istituzionali ancora sottopeso rispetto ai loro benchmark, sono tutti fattori che fanno propendere per la prosecuzione del trend in atto. Senti, mi aggancio a queste riflessioni sull'aspetto istituzionale importante di questa fase storica dei mercati, ma anche dell'economia reale, perché poi, diciamo la verità, non era mai successo nella storia del mondo occidentale dal dopoguerra a oggi, dal piano Marshall a oggi, che si intervenisse così massicciamente, no? Con una legittimazione morale che la politica non aveva mai avuto l'occasione di sventolare, diciamo la verità. Cioè, la politica oggi mette d'accordo tutti, in tutti i paesi del mondo, opposizioni, maggioranze, destra, sinistra, centro, centro un po' più là, centro un po' più qua, sul concetto che bisogna mettere mano alle rotative delle zecche di Stato per stampare virtualmente valuta. Bene, però la Fed ha detto una cosa nuova che ha cominciato a agitare un po' gli animi. Ci ha fatto riferimento alla parola magica inflazione, che sembrava tabù, che sembrava bandita, e ha detto una roba. Cioè, anche se c'è l'inflazione, noi comunque andiamo avanti, come si è chiesto il mercato, come parlano di inflazione? Oh, boh, non se ne parlava più da 4 anni, da 5 anni, era sereno, pacifico e contento, tranquillo che non c'era più l'inflazione. Allora, come la vedi? Adesso, a parte il colore, però. No, allora, l'inflazione sembra essere il protagonista del famoso libro Aspettando Godot, nel senso che siamo tutti quanti lì ad aspettarla, ma non perché improvvisamente il mondo si sia capovolto. Noi siamo tutti quanti figli di un'epoca disinflazionistica, nel senso che siamo cresciuti con il mantra che l'inflazione era male perché l'avevamo vista negli anni 70 per i danni che facevano. Adesso però sono ormai, diciamo, una ventina d'anni che forse di inflazione ne abbiamo troppo poca. Stavo giusto guardando un po' i dati proprio per l'America, che forse è uno dei paesi che meglio è riuscito a combattere questa tendenza, e alla fine, dal 2000 a oggi, se facciamo un medione dell'inflazione depurata dai soliti prezzi dei generi alimentari o dei generi energetici, quindi la cosiddetta inflazione core strutturale, mediamente sarà stata intorno all'1,5-1,7%, quando il target era del 2%. E soprattutto si è visto che si fa sempre più fatica da parte delle autorità monetarie a sospingere queste famose aspettative di inflazione, che poi è quello che abbiamo sempre guardato, verso i livelli desiderati intorno al 2%. Questo perché è male? Perché si è detto un'inflazione troppo bassa, oltre a rappresentare o aggravare il costo del debito per i paesi, e noi sappiamo che in questo momento tutti i governi stanno stampando
o meglio stanno facendo manovre in deficit e quindi da questo punto di vista il debito diventa sempre più importante e poi comunque sta diventando anche un freno alla capacità di investire da parte delle aziende e di consumare da parte dei consumatori. Quindi un po' più di inflazione è un po' come mettere un po' di lubrificante, ecco, nelle ruote dei meccanismi economici. Cosa ha fatto la Fed? Ha fatto qualcosa di importante e di base ha preso tutto quello che era l'armamentario ideologico con cui siamo cresciuti negli ultimi 40 anni e che partiva dal mitico governatore Volcker all'inizio degli anni 80, ovvero sia la Fed deve agire in anticipo rispetto alla dinamica dei prezzi per tenere le aspettative degli investitori sull'inflazione sotto controllo, ha detto: sapete che cosa c'è? Buttiamo tutto. Noi d'ora in poi ci concentreremo sì sul livello di prezzi stabili, ma a un livello flessibile e soprattutto da misurarsi come una media, un medione, in un orizzonte temporale che supera l'anno. Per cui, mentre prima noi avevamo sostanzialmente la ricerca di un tasso di inflazione stabile annuale intorno al 2%, adesso si dice, se per un periodo, trimestri, anni magari, l'inflazione resta al di sotto di questo nostro obiettivo e noi non riusciamo a riportarla su quei prezzi, su quei valori, ecco che ci permetteremo e cercheremo di avere un corrispondente periodo altrettanto lungo al di sopra di quel target, di modo che, come si dice in Toscana, poggio e buca pari fanno, un po' siamo stati sotto, un po' staremo sopra, mediamente saremo intorno a quel 2%. Sembra un discorso ingenuo o comunque sia semplice, ma ha delle conseguenze, un portato drammaticamente importante per gli investitori. Perché che cosa vuol dire? La Fed non è più proattiva, ma sarà, come si dice in gergo, dietro la curva, ovvero avrà un atteggiamento passivo o reattivo. Aspetterà di vedere che l'inflazione c'è ed è permanentemente su valori elevati, che vuol dire al di sopra del 2%, prima di intervenire. Questo vuole dire che le aspettative di inflazione saranno lasciate fluttuare in maniera molto più ampia rispetto a prima e saranno dipendenti dall'andamento dei dati macroeconomici. Soltanto dopo un periodo sufficientemente lungo di aspettative e di prezzi al consumo sopra il 2%, la Fed sarà pronta a intervenire. Questo vuole dire che il mercato ha cominciato a apprezzare, ad esempio, che per tutto il 2023 non ci saranno rialzi dei tassi. Siamo sostanzialmente nell'ultimo quarto del 2020, vuol dire che abbiamo davanti 3 anni pieni di tassi a zero in America, ok? E questo qui comporterà anche un pungolo o un problema per le altre banche centrali, perché attraverso la leva, il meccanismo dei cambi, gli investitori si posizionano in funzione non soltanto delle aspettative di crescita dei vari paesi, ma anche in funzione delle aspettative di politica monetaria da parte per le relative banche centrali. Sono questi i due fattori principali che determinano il livello di cambio. E infatti noi abbiamo un cambio euro-dollaro soprattutto che ha cominciato a recepire il messaggio, l'aveva cominciato a recepire già da questa primavera, ma con il rafforzamento dell'euro, ma perché era passato il discorso del recovery fund, che era l'altro elemento epocale che non avevamo visto negli ultimi 10-15 anni, ovvero una maggiore coesione dal punto di vista delle politiche di bilancio, delle politiche fiscali da parte dei governi. Adesso però abbiamo un ulteriore elemento che va a comprimere, a indebolire il dollaro, che è determinato dalla volontà di reflazionare, diciamo così, ovvero di cercare di immettere inflazione nel sistema da parte della Federal Reserve. Quindi la prima, diciamo, conseguenza, per come la vedo io dal punto di vista operativo, è che mi aspetto un dollaro, un euro più forte, se non nelle prossime settimane, perché ha già fatto tanto nel breve, ma fine anno o prima metà del 2021 a bocce ferme. Se non cambia nulla, per me 1,25 di euro dollaro è direi una stima conservativa, ecco, mettiamola così. Certo. Senti, tornando alle cose italiane,
Poi torni poi sull'America, volevo chiederti ancora un'altra cosa, ma tornando alle cose italiane per una parentesi, c'è una grande incertezza politica. C'è una grande incertezza politica. Noi siamo abituati come paese, lo so, mi rendo conto, però è evidente che il debito pubblico quest'anno salirà al 170% del PIL. È vero che è sospeso il patto di stabilità, è vero che, però insomma. Tutto ciò accade nell'attesa che i soldi europei, soprattutto i fondi perduti, ma anche i prestiti a lungo termine, siano impiegati bene. Il che per il momento nel nostro paese proprio non se ne hanno avvisaglie. Mentre alcuni altri stati importanti hanno già pubblicato i loro programmi di intervento, noi non ancora, e si è già capito che c'è una bella rissa. Ecco. Ha senso in un mondo globalizzato con i mercati che guardano ai grandi fattori monetari internazionali e ai megatrend dei comparti preoccuparsi, hai capito, delle cose, delle vicende politiche interne oppure diciamo la verità, quello di quello che fa Di Maio e che dice Zingaretti non gliene importa niente a nessuno. Beh, no, diciamo che ha comunque senso e l'abbiamo visto soprattutto l'anno scorso, nel senso che quando c'era il precedente governo che si era posto in un atteggiamento particolarmente antagonista o di conflitto con Bruxelles, i riflessi si sono visti e si sono visti ovviamente sui gli attivi finanziari che possono muoversi, ovvero gli spread dei governativi italiani rispetto al bond tedesco e al resto dei titoli di Stato europei. Detto questo, per questo periodo siamo in una sorta di, come posso dire, mercato anestetizzato dagli acquisti della Banca Centrale Europea e dalla promessa di una maggiore condivisione degli oneri di debito da parte dell'Unione Europea per quello che riguarda il Recovery Fund e dalle aspettative per un miglioramento della crescita economica negli anni a venire. Certo è che quando la Lagarde deciderà di terminare il piano di acquisti straordinari dei titoli di Stato per tenere sotto controllo gli spread di tutti, non soltanto l'Italia, di tutti i paesi europei, allora lì il problema si potrà riproporre, soprattutto, mi viene da dire, se non saremo riusciti a generare quella crescita addizionale che il maggior debito comporterebbe o si auspica che ci consenta di raggiungere. Il punto, come al solito, è la sostenibilità di questo debito. Il problema dell'Italia è un problema di bassa crescita. E fino a quando non riusciremo a rompere questo circolo vizioso, è ovvio che il problema del debito sarà un problema immanente. Per il momento siamo in una sorta di grace period, di periodo di grazia, quindi il discorso degli spread in questo momento non vale perché c'è la BCE che ci sta pensando. Dovremo vedere probabilmente a fine 2021 che cosa succederà, perché ancora per il 2021 probabilmente siamo a posto perché bisogna aspettare che entrino in vigore i piani del Recovery Fund. È probabile che tra un anno e mezzo, con gran parte dei soldi investiti, con un miglioramento, si auspica, della congiuntura economica, allora lì bisognerà capire un po' che cosa succede, guardando al debito, lo stock di debito che avremo accumulato a quel momento e confrontandolo con la crescita. E a quel punto bisognerà fare degli altri ragionamenti. Però anche questo, per il momento, è tutto backstage, nel vano posteriore della macchina o delle sale trading di tutto il mondo, ci si gode la liquidità, ci si gode la speranza di un miglioramento macroeconomico futuro e poi dopo si vedrà. Senti, dicevo che volevo tornare sull'America per interpellarti sulle elezioni, perché adesso parliamoci chiaro, è un processo aperto. Prima del Covid Trump sembrava destinato a una probabilissima rielezione. Poi ha perso clamorosamente terreno perché ha fatto una serie di scemenze
terrificanti. Sul tema dei disordini sociali, molti osservatori, anche internazionali, hanno rilevato che all'inizio è stato indicato come un fomentatore, in fondo. E adesso però, col fatto che poi a fronte delle inspiegabili violenze ripetutesi più volte da parte della polizia, ci sono state anche violenze che non piacciono agli americani, di tipo sociale, probabilmente ha recuperato un po' di terreno, come pure sulla pandemia, perché qualcosa poi l'America sta facendo, sui vaccini, sulle cose, insomma, gli Stati Uniti sono potenti. Quindi la situazione aperta è per di più complicata dal voto postale, che per la prima volta dovrebbe essere molto incisivo, e anche un po' oscuro, perché poi c'è una tempistica diversa, eccetera. Che ne pensi? Molti dicono, e finisco la lunga domanda, che alla fine, se anche vincesse Biden, è il più vicino al mercato tra i candidati democratici possibili, quindi il meno antimercato, che fa me. Però è anche vero che tradizionalmente a Wall Street piace sempre il Partito Repubblicano, la Casa Bianca. Insomma. Ma se andiamo a vedere un po' il comportamento di Wall Street negli anni elettorali, notiamo che di solito dopo l'estate c'è un periodo di incertezza e poi a ridosso delle elezioni il mercato si fa un'opinione generalmente corretta su chi sarà il probabile vincitore, e quindi a quel punto, avendo scontato, come si dice in gergo, le incognite, si riparte. Al più tardi si riparte una volta dichiarato il vincitore. Okay. Se vogliamo, l'unica o una delle più recenti eccezioni fu la famosa elezione Bush-Gore, con il famoso riconteggio, vi ricordate, di quelle specie di coriandolini che erano attaccati o non attaccati alle schede elettroniche, compagnia bella. Si andò avanti sostanzialmente per più di un mese, perché Gore alla fine concesse la sconfitta, credo intorno a metà dicembre, una roba del genere. Però è anche vero, e la borsa comunque prese una brutta piega sin da dopo le elezioni e continuò a cadere. Però è vero che a quel tempo eravamo all'inizio, fine 2000, inizio 2001, c'era stato lo scoppio internet, della bolla di internet, e poi comunque l'economia era entrata in recessione. Qui è diverso, ok? Qui è diverso perché siamo viceversa in un sentiero di recupero dopo una caduta molto violenta. Al tempo c'era la Fed che alzava i tassi, e qui viceversa abbiamo una Fed super supportiva, super a sostegno degli asset finanziari, anche dichiaratamente. Pare che oramai non sia più possibile avere un bear market o un calo di mercato, fosse anche legato alla congiuntura economica. No, i titoli non possono scendere. Quindi, e questo per mandato, per ordine della Federal Reserve. Quindi le condizioni sono decisamente diverse. Dove mi viene da dire che ci potrebbe essere una sorpresa in termini negativi, o ci potrebbe essere incertezza? Nel caso di una vittoria di stretto margine per i democratici, che desse adito a Trump di contestare la legittimità e quindi fare un po' di sceneggiata. Se vi ricordate, già nel 2016, alla fine dell'estate, quando se la stava giocando con la Clinton e sembrava che la Clinton fosse avanti, Trump anche a quel tempo cominciò ad agitare lo spettro dei brogli e del dire truccheranno le elezioni, non mi vogliono far vincere, compagnia bella. Poi abbiamo scoperto che era tutta una sceneggiata, perché lui non era minimamente sicuro di vincere le elezioni, fu una sorpresa anche per lui, ma tant'è. Adesso si sta ripetendo lo stesso cliché. Il problema è che adesso è al governo. Ok, e quindi lì c'è il problema che effettivamente ci possa essere un periodo di incertezza. Va detto che comunque le istituzioni americane si sono rivelate già in altri casi molto robuste. Alla fine lì il business deve andare avanti, il paese deve andare avanti, e così come anche ai tempi della contestata elezione Bush-Gore, alla fine gli stessi democratici dissero a Gore: senti, non puoi tenere ingessato il paese, magari sì, avrai anche vinto tu, non è chiaro, non si sa, ormai comunque è stato dichiarato la vittoria di Bush, fattene una ragione, voltiamo pagina e andiamo avanti. Quindi mi aspetterei che ci potrebbe essere un fenomeno simile nell'eventualità di una vittoria di misura di Biden. Staremo a vedere. Non è semplicissimo. Va detto che, se andiamo a vedere sui mercati finanziari, questa possibilità di incertezza è almeno in parte scontata da quella che è la struttura della volatilità
sul mercato delle opzioni. Le opzioni per fine ottobre si pagano molto più chiaro a parità di, diciamo, di prezzo di esercizio rispetto alle scadenze vuoi di fine settembre, vuoi di novembre. Secondo me, ecco, potrebbe esserci magari una fase di relativa tranquillità fino alle elezioni e poi magari se ci fosse una vittoria di stretta misura dei democratici, forse per le prime 2 settimane di novembre ci potrebbe essere un po' di incertezza. Dopo, comunque sia, l'economia americana, il sistema americano, mi aspetto che trovi una soluzione perché l'obiettivo per loro è sempre quello di andare avanti e quindi in un modo o nell'altro troveranno una soluzione. Però va detto che ci potrebbe essere un po' da vallare un po' qualche settimana nel caso Trump si mettesse di mezzo da sconfitto. Un paio di minuti per concludere, volevo far rivedere ai nostri spettatori questo libro, È ancora un sugli libro scaffali. che è ancora sugli scaffali, un libro che Alessandro Parravicini ha pubblicato con Mondadori qualche mese fa, dal titolo, vedete forte, Jungle Guide, quindi una guida per la giungla, investire il modo più difficile per fare soldi facili, è molto divertente. Il titolo vi posso assicurare che è un libro che ha il merito di essere molto diretto e comprensibile nella stesura, nel linguaggio, però di essere molto costruttivo. Non tanto per dire cosa comprare domani, ci mancherebbe, ma per dire con quale spirito avvicinarsi agli investimenti azionari. Ora, la domanda, oltre al fatto che mi fa piacere riparlarne perché è un bel libro, la domanda che va oltre la micro recensione è questa. Ottobre è convenzionalmente da anni il mese dell'educazione finanziaria che si conclude con la giornata del risparmio, eccetera, eccetera. C'è una commissione per l'educazione finanziaria guidata da una docente italiana di un'università americana, una signora molto per bene, eccetera, ma alla fine non succede mai niente, nel senso che in realtà i media non se ne occupano, alcuni come il nostro sì, ma naturalmente non stiamo parlando del TG1 o di Rai 1, siamo una rivista, una casa editrice specialistica che si rivolge a un pubblico certamente vasto, però non stiamo parlando di milioni e milioni di persone. Quindi non si riesce a fare informazioni su vasta scala. La domanda secca che io faccio ad Alessandro Parravicini è: ma non sarebbe ora di mettere l'educazione finanziaria nelle materie obbligatorie di media alla scuola superiore con l'educazione civica, in modo che i ragazzi a 14-15 anni, quando escono dalla scuola media, io dico anche alla scuola media, ma insomma sicuramente alle superiori, devono per favore capire la differenza che passa tra la borsa e i titoli di Stato, tra un conto corrente e un conto deposito, capire le cose di cui i cittadini moderni, di uno Stato moderno, devono essere informati per non essere abbindolabili. Io dico che dovrebbe essere una roba obbligatoria da subito, ma obbligatoria significa che se non la studi ti boccio, perché se no i ragazzi oggettivamente non studiano le cose che non fanno media. Ecco, quindi è una roba, se con l'educazione civica, a pari del fatto delle altre cose che neanche quelle vengono insegnate, cos'è il Senato, cos'è la Camera, cos'è la Corte Costituzionale, cos'è il Consiglio di Stato, il TAR, l'ordinamento giuridico, non si studia, per cui uno esce dalla scuola superiore con il diploma e non sa nulla dei diritti e dei doveri di un cittadino. È una cosa assurda. Che ne pensi? No, sarei senz'altro favorevole. Mi viene da dire, oddio, se ripenso a com'ero io, non Lo so. dico neanche alle medie, ma facciamo anche al liceo. Oddio, se mi venivano a parlare di tassi di interesse o della borsa, così probabilmente li avrei guardati con un grande punto interrogativo sulla faccia. Sarebbe molto bello, sono d'accordo con te che una maggiore consapevolezza da questo punto di vista è importantissimo. Probabilmente bisognerebbe trovare la chiave giusta per far avvicinare i giovani a questi concetti con cui poi comunque volenti o nolenti dovranno fare i conti per il resto della loro vita, per cui è giusto sì cominciare per tempo. Mi viene da dire, ecco, forse l'approccio dogmatico o formale con cui molto spesso si tenta di spiegare gli investimenti alle persone normali, mettiamola così, all'uomo di tutti i giorni, potrebbe essere ancora più ostico da digerire. Quindi alla fine noi vogliamo che le persone comprendano l'importanza di
curarsi dei propri risparmi. E quindi bisognerebbe avere la chiave giusta, ecco, su questo non lo so. Io il mio piccolo l'ho fatto, nel senso che ho provato a, così, a dare un servizio di accessibilità e di facile comprensione a quelli che dovrebbero essere i temi guida fondamentali. Non è di sicuro un testo scolastico, però, mettiamola così. Alessandro, grazie molto anche di questa conversazione, che è stata interessante. Grazie a voi, prima, grazie a voi. Quindi ce ne sarà una terza. Con molto piacere. Speriamo di poter continuare a parlare, sì, con analisi prudenti e critiche, però in un contesto che almeno sul fronte dei mercati finanziari sia stabile, perché abbiamo bisogno, l'economia e il mondo ha bisogno di stabilità. Usciamo da 6 mesi da incubo e non sono ancora del tutto finiti. Io credo, sono ottimista, che si stiano calmando, però non tutto il mondo allo stesso modo. E ci vuole ancora un po' di tempo. Grazie e a presto.